Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video all'interno del canale, del nostro canale Don Forex Best Trading Mentor. Allora ragazzi, sono successe tantissime cose in questa settimana, è stata la settimana in cui Adidas ha lanciato la sua prima collezione, volumi veramente altissimi, come sempre nel mondo NFT ogni settimana abbiamo delle grosse novità e quindi cosa facciamo oggi? Oggi entriamo nello spazio degli NFT, andiamo ad analizzare nuovi progetti, cosa sta per uscire, come fare la grana, come fare la grana, come analizzare e fare la grana. Vi ricordo che mi raccomando, prima di iniziare vi ricordo di andarci a seguire, siamo arrivati a 1340, vi ringrazio, siete veramente eccezionali e quindi seguiteci, cliccate su iscriviti, lasciate like al video se vi è piaciuto e andate a seguirci ovviamente su tutti i nostri social canali. Vi ricordo che nel canale Telegram sto facendo un contest che avremo un'estrazione il 14 gennaio, sono due contest. Il primo contest vi darà la possibilità di vincere un NFT e il secondo contest di vincere 200 euro, quindi in mandati all'istante il 14 gennaio a chi vincerà in base ovviamente ai risultati che avete fatto. Quindi mi raccomando, andate sul canale Telegram, cercate dove c'è il contest, entrate nel robottino e fate eseguite le istruzioni che vi dice di fare, ok? Quindi avanti, avanti tutta. Allora, partiamo subito ragazzi. Allora, prima di tutto andiamo a vederci un po' quello che sta succedendo nel mondo cripto, ok? Quindi cosa sta succedendo nel mondo cripto? In questo momento, come abbiamo detto nelle scorse settimane, continua a esserci la debolezza del mondo cripto, soprattutto il Bitcoin e gli altri. Questo da una parte sta favorendo il mercato NFT, perché? Perché con un rintracciamento negli ultimi giorni di Ethereum le gas fee sono veramente molto molto buone e sono accettabili, ok? Quindi abbiamo in questo momento Bitcoin a 46.000 dollari, nelle ultime 24 ore con un meno 2,41%, abbiamo Ethereum a 3.800 dollari, nulla di preoccupante, comunque siamo in 7 giorni su un meno 5 o meno 7%, non è catastrofico. Vede come ogni volta a me piace tanto Ethereum, perché nonostante ci siano le discese, comunque sono contenute. Okay. 2 settimane fa avevamo un Bitcoin quasi tornato ai 60.000, invece ora si è sprofondato ai 46.000 dollari. Invece Ethereum era 4.100, in questo momento 3.800, quindi non ha perso tantissimo rispetto a quanto perde il Bitcoin. Okay. Ovviamente Bitcoin è molto più volatile, ci regala grandi gioie, però d'altra parte dobbiamo sapere anche che ha una controparte di volatilità veramente assurda. Questo perché? Perché il mondo delle cripto viene trattato dalla maggior parte di persone che non hanno una conoscenza nel mondo del trading o nel mondo degli investimenti, e quindi avendo tutti gli exchange, dando la possibilità di investire in leva o meno, anche con pochi soldi, capite bene che nel momento in cui le persone vedono piccole percentuali di ribasso, subito vanno a vendere e quindi il prezzo sprofonda velocemente, ok? E questo è proprio finché non avremo delle mani forti, finché non avremo delle persone che riescono a capire come funziona il Bitcoin, e che non bisogna fare trading su Bitcoin, ma continuare ad accumulare prima di come fanno i veri ricchi, avremo sempre situazioni proprio altalenanti. Noi, dall'altra parte, dobbiamo avere l'intelligenza come dico sempre, di sfruttare questi ribassi per accumulare, accumulare, accumulare. Questa mattina ho comprato un casino di Bitcoin, Ethereum, Ade, Cardano, Solana, Ripple, ho preso anche Ripple. Sto investendo tanto su Avalanche ultimamente, perché penso che potrà nei prossimi anni anche lui dire da sua, ha iniziato a investire su Avalanche quando era veramente a prezzo basso. Me l'hanno consigliato dei miei ingegneri, che amano veramente come è fatta la blockchain di Avalanche, eccetera. Quindi sto investendo tanto su Avalanche, l'ho consigliato anche all'interno
della sala cripto insieme ad altre 3-4 coin che stiamo seguendo, che hanno un potenziale veramente assurdo. Quindi, però, ovviamente, se volete entrare nella sala cripto, chiedete informazioni ai nostri coach. E vi sapranno rispondere. Allora, quindi analisi fatta per quanto riguarda il mondo cripto, quindi abbiamo detto che un rintracciamento, una diminuzione della liquidità e dei volumi del mondo cripto stanno favorendo i volumi sul mondo, nel mondo NFT. Infatti, avete visto qua, andiamo a prendere Dune, e questo è un sito, segnatelo, Dune XYZ, è un tool molto interessante perché ci fa vedere i volumi su OpenSea, ok? Ovviamente OpenSea ad oggi è il marketplace più grande al mondo per quanto riguarda gli NFT, ok? Ci sono anche tanti altri marketplace, però la vera ciccia sta su OpenSea, ok? Soprattutto per quanto riguarda gli NFT con blockchain Ethereum. Allora, abbiamo visto che nei mesi scorsi c'è stato un po' un bear market, un po' di dip per quanto riguarda il mercato NFT. Infatti ottobre e inizi di novembre è stato molto lento il mercato. Perché? Perché avevamo Bitcoin, Ethereum, tutti quanti ai massimi storici, ok? Dopodiché, quando c'è stato il rintracciamento, la gente ha levato la liquidità da Bitcoin e da Ethereum e dagli altri cripto e dalle altre altcoin, e le ha riversate sul mondo NFT. Infatti, da metà novembre ad oggi i volumi sono stati molto molto alti, in linea con i primi di settembre. E quindi siamo tornati in pista. Ieri abbiamo avuto dei volumi a 75 milioni di dollari di volumi. Questa mattina ce ne abbiamo 25 milioni, ma molto buoni. Comunque sono appena le 12:55 di lunedì, in America non è ancora giorno, quindi mi aspetto magari che nelle prossime ore possa tornare a pompare. Sabato tantissima roba, 117 milioni, e così via, e così via. Forti anche ovviamente dell'emissione dell'NFT di Adidas. Infatti andiamo a vedere Adidas in questo momento è al secondo posto. Noi della Women Forex con l'NFT, la Don Forex NFT Society, il nostro fondo dove raccogliamo grana per reinvestire, siamo riusciti, lo abbiamo acquistato. Perché? Perché Adidas ha fatto un progetto veramente interessante in collaborazione con tre grandi realtà. Quindi ha fatto collaborazione con i Bored Ape Yacht Club, che conosciamo molto bene, la collezione, per chi non lo sapesse, la collezione delle scimmie, che ha un floor di 51,10 tiri, parliamo di 200-260 mila dollari. Ha fatto la collaborazione con G Money, che è un pass per avere accessi a delle whitelist, e ha fatto la collaborazione con Punks Comics, ok? Noi qualche settimana fa lo abbiamo comprato, questo Punks Comic, perché era in collaborazione con loro. Nessuno sapeva che avendo una di queste tre, o anche, scusate, anche Mutant Ape Yacht Club, ovviamente essendo parte di Bored Ape Yacht Club, chi avesse avuto questi 4 NFT in portafoglio da almeno da 2 settimane dal lancio avrebbe avuto accesso alla whitelist di Adidas. Infatti noi, avendo avuto in portafoglio Punks Comic, abbiamo avuto accesso a questo primo NFT di Adidas, un NFT che darà la possibilità di avere dei benefici in futuro, che adesso non si sa quali saranno, però mi immagino che saranno dei benefici veramente clamorosi, in quanto già semplicemente, anche solo se avessi fatto la collaborazione con i Mutanti e con i Bored Ape Yacht Club, avrebbero comunque ricevuto
un riscontro altissimo, che quindi veramente noi ne abbiamo presi due, in quanto uno andremo a venderlo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, l'abbiamo preso a 0,20, quindi a 700 dollari in questo momento il floor è a 0,80, ma ha toccato anche l'Ethereum nei giorni scorsi, un'attività veramente molto 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 buona, in questo momento ha fatto 11.200 11.200 Ethereum, andiamo a fare il calcolo, 11.200 Ethereum per 3.800 sono 42 milioni e 560 mila dollari di transazioni e di volumine in dollari fatti nei giorni scorsi, da quando è stato lanciato il 18, quindi neanche una settimana, sono stati fatti 42 milioni di euro e il lancio più grande che ci è mai stato, perché sono stati 30.000 pezzi, 30.000 pezzi detenuti da 19.000 persone, ok? Quindi veramente tantissima roba. Ogni minuto continuano ad avvenire transazioni, perché la gente è curiosa, la gente sa che vedete qui c'è scritto phase 1, quindi chi avrà questi pass avrà diritto a una fase 2, una fase 3, una fase 4, una fase 5, capito? Quindi le persone stanno correndo per prenderselo e i volumi sono veramente, veramente pazzeschi, ok? In questo momento appunto è secondo in classifica, prima nella prima posizione sappiamo bene che c'è la collezione acquistata dalla Nike, quindi in questo momento abbiamo una grande guerra tra Adidas e Nike, come ovviamente nella vita reale, ok? Assurdo. Quindi in questo momento il floor è a 2.986, buono. Noi abbiamo 700, aspettiamo lunedì mattina il mercato ha un po' di rintracciamento, che quindi aspettiamo che torni, vedete il trend questa mattina, chi l'ha venduto a 0,70, ora un po' si sta un po' mangiando le mani, perché comunque in questo momento sta a 0,80, quindi aspettiamo un attimo che magari vedete i volumi, no? Capire i volumi, se il trend in questi giorni si è sempre spostato in questa percentuale di volumi, qui siamo molto bassi, quindi magari mi aspetto nelle prossime ore, soprattutto quando è giorno completamente sia a Los Angeles che a New York, magari i volumi possono tornare, possono salire verso queste parti e quindi magari cercare di venderlo a 0,88, a 0,90 per farci veramente un bel per 4, un bel per 5 in maniera tranquilla e siamo tutti contenti. E poi ci andiamo a tenere un altro item per tutte le fasi future, ok? Quindi ovviamente se non la prima collezione Adidas sarebbe da matti vendere o non avere un altro di riserva, ok? Allora andiamo a vedere un po'. Oggi non mi sono studiato nulla perché non ci sono grandi progetti che sono usciti di cui voglio parlarvi, però voglio fare una cosa veramente figa, voglio fare una cosa veramente figa. Ah, vedete, questo qua abbiamo provato a mintarlo, però non eravamo in whitelist, è stato molto difficile. Hanno fatto un'asta Dutch. Quindi si partiva da 2 Ethereum a scendere, ok? Arrivati a 1 Ethereum e 30, la gente ha comprato tutto quanto, per me erano 4, perché comunque per la community erano troppo alte, comunque siamo il prezzo di partenza, il prezzo finale doveva essere 0,08, ma non ci è proprio arrivato, la gente ha preferito prenderlo a 1 Ethereum e 30, in questo momento sta facendo un rintracciamento perché c'è stato fatto reveal, come sappiamo ogni volta che c'è reveal ovviamente i prezzi scendono. Non è sceso manco di tanto, è un progetto veramente assurdo questo, perché è un progetto che darà la possibilità alle persone non solo di andare nel metaverso, di avere un land, proprio una loro terra nel metaverso, che è un loro universo, che sono dei mondi, questa non è una terra, questo è proprio un mondo, ok? Però dall'altra parte i fondatori useranno una percentuale delle loro commissioni per regalare degli NFT, dei spot whitelist, qualsiasi cosa, ok? Ogni settimana a partire dalla prossima ci saranno proprio dei nano box, ok? Quindi dropperanno nei wallet delle persone che non vendono una sorpresa. Che può essere un NFT, che può essere qualunque cosa, che quindi questo porta le persone a tenerselo stretto, infatti il prezzo
nonostante ci sia stato il reveal, non è sceso per nulla, ok? È sceso veramente poco, era 1,30, era 1,30 e in questo momento è a 0,90, quindi veramente, e comunque, magari in questi giorni, magari potrebbe scendere ancora di più perché sono 15 minuti che non avviene nessuna vendita a prezzo di floor, ok? In realtà 26 minuti che non avviene nessuna vendita, quindi magari le persone un po' più ansiose, un po' che vogliono magari fare liquidità, potranno cercare di abbassare un po' il prezzo. Infatti, vedete già qua un 0,83 mi fa pensare che le persone vogliano abbassare un po' il prezzo, vedendo che non stanno acquistando, ok? Questa è una cosa che dovete tenere molto molto in considerazione nel momento in cui andate a comprare un NFT. Vedete sempre su Activity, vedete sempre il listing. Il listing è molto buono, ok? In questo momento il listing è molto buono perché la gente sta listando a prezzo alto, ok? Quindi 1,7, 1,13. Cioè, nel momento in cui vedete che le persone cominciano a listare prezzi inferiori al floor, vuol dire che ovviamente il prezzo comincerà piano piano a scendere, ok? Quindi in questo momento non ci sono grandi vendite una dopo l'altra. Però comunque un dato positivo è il fatto che la gente sta listando a prezzi alti, ok? Quindi magari può succedere che chi l'ha messo magari in buy now in questo momento, magari si fa prendere dall'ansia che non sta vendendo, e quindi possono essere proprio loro ad abbassare il prezzo. Vediamo un po' quanto è thick, vediamo quanto è profondo il floor. Andiamo a vedere se vogliamo fare uno split, se vogliamo fare un flip adesso, vediamo un po', mi immagino magari un voglio prendere a 0,93 per rivenderlo a 1,50 per esempio, no? Vediamo un attimo. Quindi quanti item ci sono da 0,90 a un Ethereum e mezzo? Vediamo un po'. Quanti buy now ci sono? In questo momento ci sono 264 buy now, che non sono pochi, non sono pochi, quindi vuol dire che è veramente difficile, no? 254 buy now, se andiamo a vedere che nelle ultime, vediamo un attimo, vediamo quante vendite hanno fatto nelle ultime 24 ore. Andiamo su Nanopass. Ah, sì, possiamo vederlo anche su Activity. Possiamo vederlo anche su Activity, vediamo un po' quante vendite hanno fatto. 130 in 24 ore, che non sono poche. Quindi se il flusso dovesse essere così, magari da qui a 1-2 giorni, considerando che magari in questo momento abbiamo soltanto 964 listati. È possibile pure che altra gente li metta in lista, allungando un po' il processo di aumentare il floor, ok? Questa cosa ci può portare magari a dire che 1 o 2 giorni il prezzo potrebbe arrivare a 1,50, ok? Rimanendo il fatto che i volumi devono continuare a esserci, quindi devono esserci delle vendite magari un po' più ravvicinate, quindi non ogni 25 minuti, che in realtà diventa impossibile, e dall'altra parte il listaggio deve essere sempre un listaggio costante e in avanzamento, ok? Non indietro, ok? Quindi queste sono cose che andate a studiarvele bene, ok? Rivedetevi i passaggi che ho fatto, quindi andate qua, vedete quanti ci sono, vedete il listing, vedete le vendite, ogni quanto vengono fatte, fate una media giornaliera, vedere. Io ho 200, se ho un NFT che sta facendo 100 vendite all'ora, 100 vendite all'ora, e il listaggio è sempre progressivo, quindi non in meno, ma sempre in avanti. So che se ho 200-300 pezzi davanti, un 5-6 ore, considerando che magari altra gente va a listarlo,
all'istare in 5-6 ore riesco a raggiungere l'obiettivo, quindi proprio per fare un flipping veloce, no? Comprare e rivendere subito. Ovviamente ci sono questi volumi devono essere molto alti, e questo esempio capita spesso, i flipping sono molto buoni prima dei reveal, quindi al momento in cui o l'hai mintato, lo metti a un prezzo e il prezzo sale e lo vendi a 1x2, 1x3, 1x5, 1x6 prima del reveal, altrimenti quando escono delle cose importanti, quindi le news su dei progetti, quindi portano ad aumentare i volumi, portano ad aumentare i volumi, e quindi essendoci tanti volumi e se il listaggio è basso, se il listaggio è basso, avete la possibilità di flippare il prezzo e fare cifre importanti. Ok, io il mio ultimo flipping ho fatto 5.000 euro acquistando e rivendendo in pochissime ore, ok? Veramente cose fighe. Vedete, Nanopass give user one black box a week in perpetuity, quindi questa è la bella promessa che hanno fatto, e ovviamente il prezzo in questo momento è altissimo rispetto a quanto hanno ipotizzato di partenza i fondatori, ok? E quindi questo prezzo potrà salire o scendere in base ovviamente ai benefici che ne trarranno i possessori, ok? Se la settimana prossima questi mettono all'interno di un black box a tutti quanti, droppano a tutti quanti l'NFT dell'Adidas, la gente dice: mazza, aspetta, aspetta, questo è un progetto della Madonna, i fondatori stanno spendendo tanto per noi, delistiamolo, aumentiamo il prezzo può arrivare anche a 3, a 4 Ethereum, ok? Dipende, ovviamente, questo è una, non è, un, non è come nel trading, no? Che tu puoi capire la psicologia del mercato, ok? In questo momento questo è proprio andare nelle tasche, sarebbe opportuno magari avere qualche conoscenza tra i fondatori di Nanopass e dirgli: oh, vabbè, ma che ci sarà nella black box di settimana prossima? Ok, se è una cagata, la gente dirà: vede, no, è una stronzata, quindi andranno a svenderlo per uscire dal progetto. Se è una cosa figa, come penso, perché comunque hanno fatto veramente tantissimi AMA, hanno parlato tanto, tanti webinar, hanno fatto veramente un bel progetto, hanno fatto votare alle persone il prezzo di partenza del Mint, quindi sembrerebbe una community molto solida, sembrerebbe una community molto solida, quindi tutto sta ovviamente se il prezzo non è sceso tanto, ok, al reveal da 1,30 a 0,93, proprio perché la gente sta aspettando questo black box, perché tanto non è legato a quanto è raro il tuo NFT, ok? Perché i prezzi scendono? Perché capite bene che, perché uno dice: ma perché dopo i reveal i prezzi scendono? È semplice logica, ok? Se siamo 5.600 pezzi, considerate che i pezzi più rari sono da 1 a 2.000 a 3.000 massimo, ok? Su 5.600 capite bene che se io da ranking 3.000 a 5.600, so che non mi daranno chissà che soldi, quindi cosa faccio? Prendo un malloppo, prendo quello che c'è e soprattutto se ho fatto già 1x2, 1x3, rivendo e passo al prossimo progetto. Semplice logica opportunistica, ok? E ovviamente il prezzo scende di più gente lo svende, ok? In questo momento anche un altro fattore importante è che 5.600 items non sono tantissimi, immaginando che collezioni a 10.000 pezzi, collezioni a 10.000 pezzi, abbiamo oltre 7.000 pezzi di persone che vogliono darselo via, perché ovviamente chi te lo paga un ranking 8.000, un ranking 9.000, non ho mai visto nessuno fare pazzie per un ranking 8.000 o 9.000, ok? A meno che tutto il progetto è in hype, tutto il progetto è in hype, il floor sale tantissimo e la gente è disposta a pagare tanto anche semplicemente per averlo al di là dell'NFT stesso, ok? Con cosa?
cosa per esempio che è successo con i crypto bull, ok? I crypto bull quando sono andati in hype fino a 4 Ethereum, 4, eh sì, 4 barra 4.5 Ethereum, anche se avevi il ranking, il floor era 20.000 euro, quindi anche se avevi un ranking 10.000, su 10.000, le persone avrebbero preso comunque 20, l'avrebbero preso 20.000 euro, l'avrebbero dati, che l'hanno venduti i prezzi ranking base a 20.000, perché in quel momento tutto il progetto era hype, era figo, era bello, la gente stava super hype, le persone vogliono entrare in cose che hanno successo, quindi sono disposte a. C'è la FOMO, no? La Fear of Missing Out. Quando c'è questa grande FOMO, i prezzi lasciano il tempo che trovano, no? E poi, ovviamente, dopodiché c'è un po' il calo, perché alla fine le persone che ovviamente lo hanno preso a 0,20, arrivato a 5 Ethereum, a 4 Ethereum, a 3 Ethereum, dove prendono un bel bustone e ci mettono i soldi dentro, e voi ovviamente rimanete con un bel progetto in mano, per carità, però ovviamente loro hanno nulla da perdere, quindi anche chi l'ha preso a 0,20 e sta a 3 Ethereum comincia a vendere, ciao, ciao, okay? Quindi, e dopodiché bisogna ricreare tutta una fase di persone che magari ce l'hanno a un prezzo altissimo a 4 Ethereum, e dovranno aspettare che magari il prezzo torna lì a 4 Ethereum, che okay? In questo momento, settimana prossima uscirà, dicono che no, a gennaio uscirà la collezione dei Bears, quindi Crypto Bull e i Bears. In questo momento la community sta tenendo. Ho visto questa mattina che siamo arrivati anche a un floor a 2,70, eccoli qua. Sì, 2,70 è stabile a 2,70, dopo che nei giorni scorsi è trovata 1,50, 1,80. Molto, molto, molto buono. Un grafico veramente bellissimo questo. Vediamo un po' l'activity. Vedete un po'. Era un po' sceso a 2, era sceso average price, quindi tra chi comprava sopra a floor era 2, quindi floor sarebbe stato anche 1,50, 1,60. In questo momento abbiamo un average price a 2,90, nonostante sia 2,70, quindi c'è chi sta comprando proprio sul floor e chi sta comprando un pochettino sopra, ok? Nulla di esagerato, però molto molto buono. Vedete qui quando c'è stato il mega hype, avevamo un floor di 3, un average price di chi comprava al basso e comprava alto addirittura di 3,96. In quel giorno ci sono state 203 vendite, ragazzi, pazzesche, 203 vendite con una media di 20.000 euro, cioè di cosa stiamo parlando, ok? In questo momento, vedete, in questo momento non c'è tantissimo hype, avviene una vendita ogni ora, una vendita ora, ogni ora. Loro sono stati molto bravi perché hanno subito con la scusa del l'arte è bellissimo, ok? Dietro si vede che c'è un'azienda solida, ok? CBS Team è un'azienda solida, ma si è visto proprio con tutto il marketing, con i mega party che hanno fatto. Questo è un progetto, che se avete 2 Ethereum, adesso aspettate un po', perché magari nelle prossime ore scenderà sicuramente, o provate a fare dei bid, provate a offrire un 2 Ethereum, un Ethereum 99, eccetera, un Ethereum 90, se ce l'avete. Capito? Questo è un progetto veramente interessante, perché? Perché è fatto, io quando l'ho analizzato, prima di mandarlo, quando l'abbiamo analizzato prima di mandarlo nella community, aveva un ranking, io ho stilato una serie di caratteristiche che il progetto deve avere, e loro hanno, nella mia classifica, hanno analizzato 35 punti su 35 punti, ok? Perché hanno veramente tutto quello che serve per essere un progetto figo, ok? E dall'altra parte sono stati anche furbi, perché promettendo alle persone l'uscita imminente, della seconda collezione, e chi ha questa prima collezione può avere gratuitamente o a basso prezzo o in whitelist diretto un altro bear, capite bene che ti dà la forza di non vendere, ok? Di non vendere, perché vedete qua solo 1138 in vendita, considerando il fatto che sono 7800 item, e considerando il fatto che magari i primi 2000, i primi 3000 sono quelli magari più rari, e il resto sono merda. Quindi
Capite bene che se oggi qualcuno sta vendendo, sta comprando a flor, è disposto anche magari a prendere qualcosa di poco raro, perché? Perché sa che comunque gli verrà dato un altro NFT, un altro bear, quindi che poi magari lì sarà un grande hype, quindi potrà vendere questo, vendere quell'altro e fare soldi. Dall'altra parte, tu, fondatore, ti sei assicurato che poca gente rivenda, perché? Perché se io ho preso 1000, se io in questo momento il floor è così alto, magari dentro la community Discord, dico ragazzi, attenzione che nel momento in cui uscirà il bear, daremo la data del bear, il prezzo potrà continuare a salire, perché la gente dirà, mazza, è arrivato il momento in cui, ricordate nell'altro video che cosa vi avevo detto? Vi avevo parlato delle tempistiche, okay? Del tempismo, okay? In questo momento nel mondo degli NFT il tempismo è perfetto, okay? In questo momento io che non so ancora quando ci sarà il bear, eccetera, non mi interessa, non c'ho la FOMO di andare a prenderlo, ok? Magari esce a fine gennaio, che faccio? Blocco 2 di come 7 da qui a fine gennaio? No, non lo faccio. Nel momento in cui manca un giorno, 2 giorni, 3 giorni dal lancio del bear, in base a quanto sarà arrivato il floor, io lì compro, che magari lì, ricordiamoci che qui abbiamo a che fare con gente con i soldi, ok? Che non sta, cioè che segue il trend del momento, ok? Questo è un trend, diciamo, passato, no? Passato, non è una settimana, però è un trend passato e si vede anche dai volumi. Una vendita all'ora è veramente poco, una vendita all'ora, considerando che ne facevano 30, 40 all'ora. E quindi che succede? Che succede? Succede che in questo momento il prezzo potrebbe scendere, il prezzo potrebbe più o meno scendere, a meno che risalire con forza nel momento in cui i fondatori diranno, ragazzi, il 10 gennaio lanceremo i bear, eccetera. Ok, quindi cosa faccio? Cosa fa un potenziale investitore? Il 9 verrà qui, comprerà, gli daranno il bear in dotazione e cavalcherà magari l'onda del bear, quindi sarà la FOMO dell'ora del bear, quindi magari l'intenzione è quella di magari ripagarsi questo 2 Ethereum con i soldi del bear, perché ovviamente questa è la collezione madre, ok? Quindi quando la collezione madre di solito è sempre quella che ha un floor maggiore, quindi magari chi fa queste cose pensa che ok, la collezione madre potrebbe arrivare a 5 Ethereum stabile, quindi che rimane stabile a 5 Ethereum, e la collezione figlia, ok, cosa fa? Alla metà del floor, ok? Questo possiamo vederlo, per esempio, lo possiamo vedere con questo progetto qui, ma come questo sono tantissimi, questa è la collezione madre, ok, RRTFK che ha 11 e 16 e la collezione figlia sta a 4.88, ok, e come questo ci sono tantissime altre cose del genere, come Kaiju King, che la collezione madre sta a 4 Ethereum, la collezione figlio sta a 1 Ethereum, a 1 Ethereum e mezzo, 2 Ethereum, ok. Stessa cosa, Bored Ape Yacht Club, collezione madre a 50, collezione figlio a 6,65, ok? In salita, ovviamente, in salita. E come queste sono tantissime, tantissime collezioni del genere, no? Eccetera. Quindi capite bene, è tutta una cosa di psicologia, tutta una cosa che fa pensare. In questo momento è un progetto che ha tantissimo valore, non l'ho più seguito dopo il lancio, non l'ho più seguito dopo il lancio, comunque abbiamo dei ragazzi che hanno fatto 20.000, 15.000, chi 8.000, chi è venuto prima, chi è venuto dopo, quindi sono super contento. Non l'abbiamo più seguito perché ho detto ai ragazzi ovviamente di essere indipendente, cioè è una cosa che vale in questo momento 15.000 euro, quindi non è che c'è altri lavori da fare, devi semplicemente seguire il trend, seguire le comunicazioni nel Discord e muoverti in base e fare le wishlist comunque all'interno del canale, all'interno della VIP Academy, i nostri ragazzi hanno tutti gli strumenti per poter decidere e poter capire quando è il momento di vendere, quando è il momento di holdare, e quindi hanno tutti gli strumenti per non rimanere con il cerino in mano come gli ultimi stronzi, ok? Quindi stiamo formando delle persone che diventino gli squali sul mercato e che non vengano mangiati da nessuno, ok? Tantissima roba. Andando avanti, vedete, c'è veramente un mondo di cose di cui parlare. Petto quelli che sta continuando a tenere il prezzo,
molto molto buono, Zloty ottimo, ottimo nonostante dopo Rivilla il prezzo è sceso veramente, veramente poco. Ma allora oggi, sai che un'altra cosa che volevo fare oggi, no? Okay, è vedere, andiamo su EasyTool, che questo lo pago tipo 70-80 euro al mese, e andando su EasyTool, è molto, molto bello EasyTool, me ne voglio comprare pure un altro, voglio comprarmi Nansa che l'ho provato ed è molto buono, solo che Nansa ti chiedono 200 euro al mese, però ne vale la pena. Infatti lo voglio prendere. Su EasyTool oggi volevo fare una cosa figa, andare a vedere quali sono i trend, ok? E vedere perché se c'è un modo per uno di questi progetti salire sopra a basso prezzo e tra questi se c'è qualcosa che dico ok. Mi piace tanto perché c'è una roadmap bella, eccetera. E poi andiamo a fare un'analisi con me, ok? Proprio ok, andiamo su EasyTool, prendiamo quali sono quelli che sono in trending nelle ultime 12 ore, ok? Ovviamente, ragazzi, sono tantissime sfaccettature, ok? 12 ore sono veramente poche da seguire, però facciamo finta che, ok, 12 ore andiamo a prendere le top 3, ok? Quindi già Adidas è uscito fuori, però vedete Adidas quante vendite, 538 vendite nelle ultime 12 ore, nonostante sia uscito ormai da 4-5 giorni, quindi ovviamente il volume è molto molto alto, il volume è molto molto alto. Questa mattina volumi bassi, però secondo me potrebbe risalire nelle prossime ore. Allora, Allianz Friends, ok? Partiamo da Allianz Friends. Chi sono questi? Allianz Friends. Mi ha detto non so nulla di loro, ok. In questo momento floor a 0.04, oltre 4.237 vendite fatte nell'ultima ora, nell'ultime 24 ore, vedete tantissime, ok. Proprio delle vendite esagerate che si sono però tenute in diverse fasi, perché abbiamo una prima fase tra 0,25, quindi 0,02, ok? Quindi 0,02, poi una seconda fase in questa zona, vedete come il floor è salito in maniera costante, solido, ok? Dopodiché una terza fase 0,08, qualche acquisto sporadico e vendita, quelle vendite sono vendite, qualche acquisto sporadico e vendite sparse, ok? Sono state comunque poche vendite, molto 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 più acquisti. Quelli verdi sono acquisti di personaggi importanti, quindi top buyers, quindi o che hanno preso tanto o che ne hanno tanti o che sono personaggi importanti, ok? Il mondo degli NFT ovviamente, quindi grossi grossi compratori, quindi c'è stato anche un interesse di grossi compratori. Ah, per curiosità, visto che qua ci dice anche quali sono, cioè, i grossi compratori, vediamo un attimo, volevo vedere se tra i grossi compratori, cioè quanti grossi compratori ci sono stati su Adidas. Vabbè, cioè, lo vediamo dopo, che non ci distraiamo, non ci distraiamo. Allora, quindi volumi, buoni volumi, ok? Oh, questo mi sembra arrabbiare. Ok. Sta un po' impazzendo la pagina, ok? Forse c'è troppa gente su EasyTool in questo momento. Molto ottimo. Ok, quindi appena ci fa vedere, andiamo a vedere un po'. No, non ci fa. Ok, andiamo a vedere. Quindi lo volevo direttamente prenderlo da qui e vedere. Ok, andiamo a vedere questa collezione che abbiamo visto. Tanto ci ricordiamo. Abbiamo detto che Little Friends si chiamavano, no? Eccoli qua, Alien Friends, eccoli qua. Alien Friends è una collezione da. Oh, però ragazzi, ho tre wifi collegati, però alcune volte scapoccia. Ok, perfetto. 0.089 in questo momento, 9.000 items, 2.800 persone ce l'hanno, quindi un buon coefficiente di ownership,
335 Ethereum di volume da quando è stato lanciato, quindi comunque buono. Prezzo già, cioè NFT già ha fatto reveal. A livello artistico è carino, carino, magari ricordano un po' i Cool Cats, quindi magari vogliono un po' cavalcare un po' quell'onda. Alien Friends, quindi carini, diciamo carini, ok. L'attività, abbiamo detto, comunque di attività ce ne sta tantissima, visto che avvengono vendite a 300 euro ogni minuto, quindi proprio di attività ce ne sono tante. Ma andiamo a vedere un po' il sito, ok? Che cose importanti che sono il sito e il Twitter, ok? Non fatemi vedere che andate a seguire, andate a prendere progetti che hanno cose. Su Telegram, cioè su Instagram. Cioè, Instagram non è il social degli NFT. Il social degli NFT è Telegram, ok? È Twitter, punto. Ok? Quindi, allora, andiamo a vedere un po'. Quindi, questa collezione Alien Friends Prepare for Crashing Landing. Ok, quindi Aliens About, quindi è stato un mintaggio a 0.02, 10.000, quindi loro andranno nel metaverso. Va bene, ok. Who are Alien's friends? Alien's friends are community of 10k. Our goal is to go to the metaverse, ok. E nel metaverso, invece exclusive, ok. Quindi qua ci sono le tipologie di rarità, quindi già molto bene questa cosa, ok? Un progetto che ti dice subito le rarità, dà subito chiarezza, ok? Quindi non devi andare a cercare su Rarity Tool o aspettare che collegano Sniffer, tutto, quindi già te lo dicono più o meno chi sono i rari. Quindi se tu vuoi subito, se credi in questo progetto o ti capita questo qua, sei già subito che c'è un ultra raro, okay? Quindi questi ultra rari sappiamo già che andranno via per un 0,50, un 0,80, un Ethereum, basicamente all'hype del momento, quanto erano gli stati, ok? Quindi IR Global Tour, merchandising, comic, faranno il loro token, ok? Andiamo a vedere un po' se c'è qualcosa di interessante, no? Quindi, Friends Crash Ethereum, quindi ok. Our first invasion, picking up large NFT Ethereum, new friends, spaceship and more price playback. Ok, niente di che. We list invading Los Angeles well through private friends event, ok. Since we have with me as well, humans, how to dress, ok. Ok, quindi a febbraio il token, more information coming soon. Allora, non c'è granché, ragazzi, vedete? Non c'è veramente granché. Cioè, questo era un po' perché devo comprare un NFT di questo genere. Infatti è un progetto poco ambizioso, sono partito con un floor a 0.02. Chi l'ha preso in whitelist, chi l'ha preso subito, tanta roba, perché comunque in questo momento tanta roba. In questo momento ha fatto un pochettino di profitto, però un progetto mintato in questo modo così bassa, 0.02, vuol dire che il livello della community è bassa, la community è bassa almeno per i primi tempi, e quindi basta un qualunque problema che può succedere, eccetera, appena c'è poco hype. C'è la possibilità che comunque si prenda malloppo, si prenda e si fa, e si facciano i soldini che, e si ritirino i soldini che si sono fatti, ok? Quindi vedete, sì, volumi belli, importanti, tutto figo, il costo è basso, quindi magari tanta gente vedendo che c'è hype, vedendo che c'è hype, vanno a comprarlo, ok, vanno a prenderlo, però in questo momento io non vedo, un motivo reale per cui acquistarlo, vedo, se non per l'evento a Los Angeles, ma alla fine io da investitore, che mi frega,
dell'evento, non è la cosa che mi tiene dall'acquistare, ok? Tra i seguiti c'hanno comunque gente importante, c'hanno Andre Wong, c'hanno Alex, un youtuber famoso, eccetera, c'hanno Joshua Hong, quindi c'hanno un po' di Bored Ape, c'hanno dei youtuber famosi, c'hanno anche la community dei Crypto Memories, quindi magari la gente gli è piaciuta per il tipo di arte, ok, per la tipologia di arte, ok, e poi comunque immaginate ragazzi, come vi ho detto, in effetti è un mondo molto ricco, ok? Quindi tante persone dicono, vabbè, ok, non c'è una grande roadmap, non c'è niente, è bello il latte, vabbè, sai che c'è, per non saper leggere e scrivere, sono ricco, ok, cosa faccio? Mi compro qualcuno di questi ultra rari, e buono, testi cavoli, ok? Infatti, andiamo a vedere una cosa importante, quali sono stati, qual è stato the highest sale, quindi se veramente c'è gente che sta comprando in maniera potente vedete, sì, ok, beh, niente di che, però vedete, è stato questo qua super raro, è stato venduto a 2 Ethereum, ok? Questo è stato venduto a un Ethereum, 2 Ethereum, comunque molto molto sopra rispetto al floor, niente di esagerato, non c'è un 10 Ethereum al prezzo più alto come abbiamo visto per altri progetti, quindi comunque tranquilla come cosa, vedete qua questo 0,40, 0,40, questo super raro 0,40, 0,40, quindi questo l'ha messo a 4, però non so se l'hanno preso, quindi no, questo non l'hanno preso, questo ha messo lui a 4 Ethereum, però è stato venduto a 0,40. Ok, quindi sto comprato a 0,50 e 0,05 e questo gli ho offerto 0,40, ok? Quindi alla fine buono. Quindi un progetto proprio tranquillo, ecco, la parola giusta è un progetto tranquillo. Quindi ragazzi, avete visto un po', no? Come analizzare un po' un progetto, ok? La cosa importante, raga, è la roadmap, ok? Cioè la roadmap deve essere, vi deve dare qualcosa per cui dire, ok, nel breve periodo ovviamente, ok? Poi questi qua magari faranno merchandising della Madonna, e comunque il merchandising, cioè, non è qualcosa che attira, ok? È proprio da una scala da 1 a 5 io gli do 2, perché veramente a livello anche logistico è veramente difficile, cioè il merchandising l'ha fatto pure dei Yacht Club, ma dopo un anno che veramente erano aumentati, cioè la gente ha speso 250.000 euro a pezzo per i loro NFT, e quindi è un valore aggiunto, no? Cosa che dici, cavolo, non sono partiti con l'idea di fare il merchandising, ok? Non sei nessuno, capito? Alien Friends, ma non ci vai in giro con la felpa di Alien Friends, ma sti cavoli, ok? Fumetti, bah, fumetti, va bene, bei fumetti, mi piace, eccetera, ok. Questo potrebbe essere interessante, ok? Questa è la mia cosa interessante, magari la possibilità di mettere in staking il proprio NFT e guadagnare dei soldi, ok? Però vedete che nella roadmap non c'è nulla, non c'è nulla, è tutto coming soon, information coming soon, quindi coming soon quando? Cioè già, cioè loro cosa fanno? Loro ti dicono che a febbraio ci sarà l'uscita del token, però non ci sta, cioè non ci sta nulla in piedi. Questi cosa faranno? Questi con i soldi che stanno facendo, magari adesso proveranno a creare, a mettere su qualche cosa, ok? Quindi qui dipende dai fondatori, quindi from basics to rare, you have less more payload prices, non dicevo niente. Quindi vogliono fare valore, charity, eventi, a logo the web, quindi c'è veramente una roadmap tranquilla, cioè veramente basic, ok? Quindi veramente basic, quindi io cioè, se vuoi buttare, se il prezzo scende a 0,02, ok, bene. Lo prendi e te lo tieni, ok, in portafoglio, però far fare un per 3 a qualche stronzo per 0,02 e me lo riprende a me a 0,8 o a 0,10, proprio no, ok. Quindi ragazzi, oggi vi ho fatto vedere anche un po', non mi va di analizzare gli altri due perché vedete com'è molto
ci vuole molto a analizzare un progetto. Immaginate che il nostro team ne analizza prima ancora che escano su OpenSea, dove non c'è volume, non c'è quella parte che dicevo c'è FOMO o no, analizziamo circa una cinquantina di progetti al giorno nel nostro team. E poi quelli migliori, quelli che hanno potenziale, perché ovviamente prima del lancio nessuno sa niente, no? Prima del lancio bisogna parlare con i fondatori, cerchiamo di parlare con i fondatori, cerchiamo di entrare nelle community, cerchiamo di partecipare ai loro webinar, ai loro AMA, fare domande, eccetera, capire un po' com'è il sentiment, e poi dopo se ci convince quello che dicono, se ci convince il progetto, ci convincono i fondatori, se ci convincono le azioni dei fondatori e chi sono, qual è il loro background, perché è molto importante sapere qual è il loro background, ok? Infatti CB Team, che è il team dei Crypto Bull, è un team di milionari, che sono gente che ha già fatto soldi, gente che ha già fatto soldi, che si sta buttando in questo progetto e sta mettendo dietro un po' tutto, no? Tutto il loro background, quindi marketing, comunicazione, e guardate anche il sito, no? Com'è diverso il loro sito, se è un sito sì, fatto bene per essere piccolino, però vedete che la grafica, cioè, vi faccio ad esempio il sito dei Crypto Bull, per esempio, no? Per farvi capire un po' anche lì perché loro hanno avuto un voto così alto da me, ovviamente mettendo in piedi tutto quello che abbiamo, tutte le cose che abbiamo qua, Crypto Bull Society, ok, andiamo sul website, bam, cioè è un altro sito, ragazzi, cioè è un altro sito, ok, il 3D, l'immagine 3D anche all'interno della website, ok. È tanta roba, roadmap, artisti, team, ok, vedete lì non c'era il team, c'erano sì, dei ragazzi, le FAQ, ok, fatte bene, cioè è un altro tipo di approccio, no? Vedete come è molto più dettagliata la roadmap, ok, cioè, e questo lo abbiamo visto prima ancora che diventassero virali, che già sì, sono tutto bello, sì, certo, però questo potrebbe esserci un sito fatto benissimo, magari sono degli scammer, ok? Però vedi un sito fatto, vedi, learn more about the artist, ok? L'importanza proprio di non essere un sito semplice, ok, però la parte importante per me è questa, la parte importante è la roadmap, ok? La roadmap per dire ok, voglio investire in questo progetto o non voglio investire in questo progetto, ok? Quindi già loro hanno due cose fighe, lo staking e il fatto anche del crypto bear collection, ok? Quindi to ensure you're getting the VIP treatment you deserve as a crypto bull holder, you also be among the first few guaranteed access of our upcoming crypto bear, quindi dice subito, ok? Cioè, te l'ho detto già subito, ok, che ci sarebbe stata una nuova collezione, ok, una nuova futura collezione. E quindi molto, 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 molto interessante, ok? Capite proprio chi sono, cosa fanno. In 1980 the original Champion Bulls sculpture was created by Italian artist Arturo. Cioè, c'è anche dietro anche un know-how, no? C'è anche dietro un know-how, un team grosso, capito? Che hanno un perché, un come, da dove vengono, eccetera. Okay, un conto è due amici, tre amici che lanciano la collezione NFT, un altro conto è se io, per esempio, con tutto il nostro team, dato un Forex, dopo anni di esperienza di marketing, comunicazione, team, anche soldi dietro, ok, lanciamo una soluzione tutto diverso, no? Okay, la resa è diversa da due persone che si mettono lì, due amici che si mettono lì e lanciano la collezione NFT, ok? Tutto qua, ok?
Quindi entrate piano piano in questo meccanismo, perché queste sono delle regole, dei ragionamenti che se volete fare soldi, okay, se volete fare soldi nel mondo di NFT dovete cominciare a tenere in considerazione e ciò vi porterà della grana. Okay? Se invece dovete studiare, okay, e avere anche d'altra parte la consapevolezza che avete un team di persone, di 3-4 persone che vivo di questo, sono lì a ricercare progetti per mandarveli. Avete un'academy con tutte le spiegazioni, tante strategie che abbiamo messo in atto, eccetera. Non dovete fare altro che andare nel nostro canale Telegram, chiedere informazioni e entrare veramente nella community e a fare sul serio, okay? Sono molto contento perché in questo momento abbiamo tantissimi ragazzi che stanno macinando, che stanno iniziando a fare soldi, stanno iniziando a capire, stanno cominciando a non cadere in trappole, e questo tutto quanto è il frutto del percorso partito ormai 2 mesi fa, che ci ha portato ad avere 109 persone all'interno della VIP Academy, di 109 studenti all'interno della Don Forex VIP Academy, e quindi sono super orgoglioso di tutti i miei studenti e del processo che stiamo facendo. Quindi entrate anche voi per cambiare le vostre vite, perché comunque è un progetto che può dare veramente un cambiamento radicale alle vostre vite, soprattutto se siete dei ragazzi giovani e vi avete la fortuna di prendere un NFT. E che dopo 2 o 3 giorni vale 20.000-30.000 euro, veramente la vostra vita, non dico che sarà stravolta, però comunque un bel passo verso la libertà finanziaria ve la siete aggiudicata. Detto ciò, ragazzi, vi ringrazio. Se vi è piaciuto, like. Se vi è piaciuto il video, lasciateci il like, e ci ritroviamo al prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata. E questo video è dedicato a Nasdaq, che questa notte ci ha lasciato e siamo molto dispiaciuti, e quindi questo video è dedicato a te. Ciao Nasdaq, ciao ciao.